Ho perso circa 700.000 euro. 700.000 euro sono una cifra enorme. Certamente che è una cifra enorme. È i risparmi di una vita e di una vendita di un'azienda. Per cui io avevo investito perché c'era la... Se glielo chiedo con questa brutalità, ma lei ha ancora qualche cosa per vivere? No, io avevo investito in azioni di Veneto Banca. Diciamo intorno ai 50.000 euro, così insomma... Ma poi siamo anche altri in famiglia. Ho dei familiari che hanno subito una perdita molto molto consistente. La sua madre mi diceva che ci ha messo tutti i risparmi. Sì, non voglio dire la cifra perché però... È una cifra molto significativa. Molto 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 significante, sì. Lei ha il suo TFR nella banca. Sì. Il TFR? E lo voleva ritirare. Volevo ritirare e non me lo danno, basta. Stasera sono venuto a sentire questi signori, però... Alla fine non sono riuscito a capire mica tanto. Io non ho trovato l'alternativa qua dentro, ho trovato le cazzature e basta. In prospettiva, col piano 2015-2020 elaborato da questo nuovo consiglio, la banca sarà inattiva. Allora ecco, aumenta il valore delle azioni.